Ecco tutte le novità della Microsoft Build 2017. Samsung Galaxy S8, un nuovo problema affligge gli utenti. OnePlus 5 online, specifiche tecniche e prezzo. Ed ecco quando sarà ufficialmente disponibile in Italia il nuovo Nokia 3310. Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di Tech News, una settimana ricca di notizie high tech che vi vado a raccontare in questo video subito dopo la sigla. Allora ragazzi, partiamo dalle novità della Microsoft Build 2017, una conferenza che si è tenuta in questi giorni da parte di Microsoft, in cui sono state presentate diverse novità. In primis è stato presentato il nuovo Windows 10S, una versione di Windows molto particolare che consentirà soltanto l'installazione di programmi tramite il Windows Store, quindi non sarà possibile installare alcun genere di eseguibile. Tuttavia poi nelle giornate successive della Microsoft Build sono state annunciate alcune funzionalità specifiche che arriveranno con Windows 10S e con l'aggiornamento che arriverà di pari passo, sia Windows 10 Fall Creator Update, un aggiornamento invece per la versione standard di Windows che porterà con sé diverse novità molto interessanti. Tra queste segnaliamo la presenza di Windows Story Remix, una sorta di Google Photo realizzato da Microsoft con possibilità di realizzare anche dei video molto carini, di utilizzare degli effetti, un qualcosa di molto particolare. Molto più interessante secondo me è il Fluent Design, quindi la nuova idea di design che approderà appunto con Windows 10 Fall Creator Update, una idea di design basata su trasparenze, su scale, quindi su prospettive, su proporzioni, su ombre. Insomma è un design molto particolare, c'è un video a riguardo sul sito, sul canale di Microsoft Italia e Microsoft in generale, quindi vi consiglio di andarveli a guardare per scoprire appunto qual è l'idea di design dietro le prossime versioni di Windows. Ci sono poi anche altre novità, ragazzi, ci sono veramente tante, anzi vi consiglio di leggerle su tech.it. Ve ne voglio dire solo un'ultima che riguarda una sorta di funzionalità end-off che potrebbe arrivare in Cortana per Windows 10 Fall Creator Update e anche per le applicazioni di Cortana per iOS e Android, che consentirà in sostanza di ricevere una notifica da Cortana quando si spegne o si chiude il PC Windows sull'applicazione per iOS o Android, che ci chiederà: vuoi continuare a fare sullo smartphone quello che stavi facendo sul computer? E l'utente potrà scegliere ovviamente di rispondere in modo affermativo oppure negativo. Insomma, Windows 10 Fall Creator Update, che arriverà entro fine anno, sarà un aggiornamento molto interessante e lo seguiremo ovviamente sulle pagine del nostro sito internet www.tech.it in questi mesi. Novità per Microsoft, novità piccolissima, proprio di questa dimensione per Google. Google che ha annunciato la nuova icona di Play Store, finalmente un'icona un po' più giovane che è in fase di rollout, quindi se non l'avete ancora ricevuta sul vostro smartphone arriverà presto e ricorda tantissimo l'icona del Play Store che abbiamo ad esempio sugli smartphone Meizu. Piccola postilla appunto, se vedrete in questi giorni o se avete visto cambiare l'icona del Play Store non vi preoccupate, non è un malware ma è proprio l'aggiornamento di Google per quanto riguarda l'icona del suo store. In queste settimane è poi stato ufficializzato l'atteso smartphone borderless economico di Dogi. Si chiama Dogi Mix, un nome proprio originalissimo, un Dogi Mix che arriva però con delle caratteristiche tecniche piuttosto interessanti. In particolare abbiamo uno schermo borderless in pieno stile Mi Mix Super AMOLED realizzato da Samsung con diagonale pari a 5.5 pollici che dovrebbe garantire un'esperienza di utilizzo molto molto interessante, ma ovviamente questa non è l'unica novità dello smartphone, che presenta anche una dotazione tecnica, una dotazione hardware veramente molto importante. A bordo del telefono infatti ci sarà l'Helio P25 di MediaTek accompagnato da 4 GB di RAM, la memoria sarà da 64 o da 128 GB e poi ci saranno delle fotocamere da 16 più 8 megapixel per quanto riguarda la posteriore e da 5 megapixel, quindi anche una dual camera su questo Dogi Mix. Infine ci sarà Android 7.0 Nougat e una batteria di poco superiore ai 3300 mAh. Lo smartphone è ora disponibile per il preordine in tre colorazioni ad un prezzo di circa $200, che è una cifra tutto sommato ragionevole per uno smartphone con queste caratteristiche. Potrebbe essere questione di settimane, anzi di giorni ormai, l'annuncio di Huawei Nova 2. Infatti un anno fa Huawei ha creato questa nuova serie, che ha venduto anche piuttosto bene da ciò che ci è stato detto, e che è stata pensata in sostanza per aggredire la fascia media con dei dispositivi interessanti, in particolare dal punto di vista della fotocamera, ma non solo.
e Huawei potrebbe proseguire questa serie con l'introduzione di un doppio sensore per la fotocamera anche su Huawei Nova, in particolare su Huawei Nova 2. Quindi questa potrebbe essere una delle novità, ma ovviamente non sarà l'unica. Infatti, nonostante non si sappia ancora nulla dal punto di vista, ad esempio, della RAM, si è già parlato di processore e infatti a bordo di Huawei Nova 2 potrebbe esserci uno dei processori più interessanti annunciati in quest'anno da Qualcomm, ossia lo Snapdragon 660, che se dovesse seguire le buone prestazioni fatte vedere dal 625 ad esempio, potrebbe essere un ottimo processore in grado di garantire ottime performance senza pregiudicare troppo poi l'autonomia dello smartphone. Quindi sono assolutamente molto curioso di vedere come gireranno questi Nova 2, che potrebbero essere appunto presentati a fine maggio. In particolare è stata anche comunicata una data, potrebbe avvenire la presentazione di Huawei Nova 2 il 26 maggio. E un giorno prima, ragazzi, della presunta presentazione di Huawei Nova 2, ci sarà invece ufficialmente l'entrata in commercio del nuovo Nokia 3310. Uno smartphone? No, non è uno smartphone, lo sapete già, l'abbiamo visto a Barcellona, anzi potete andarvi a guardare i nostri video in zona, abbiamo anche giocato a Snake sul nuovo 3310. Non sarà uno smartphone, l'abbiamo già analizzato, sarà un telefono, un feature phone, quindi telefono di altri tempi, però con schermo colori, fotocamera, comunque ecco, tutto ciò che possiamo aspettarci da un telefono di quella, di quel tipo, però nel mondo di oggi, ma ovviamente aspettatevi un sistema operativo proprietario, quindi niente Play Store, ovviamente niente App Store, e quindi sarà un telefono abbastanza isolato dal resto del mondo, che arriverà il 25 maggio ad un prezzo di circa 60 euro. Parliamo ora di Galaxy S8 su diversi forum, in particolare anche su quelli di Samsung, ma molto di più su Reddit, si sta discutendo di questo problema, di questo presunto problema che starebbe interessando alcuni Galaxy S8. In sostanza alcuni utenti avrebbero notato che i Galaxy S8 da loro acquistati, se premuti nella parte vicina allo speaker, andrebbero a mettere in muto il telefono e poi, se facciamo di nuovo questa stessa azione, viene riattivato lo speaker. In sostanza si sta indagando sulla problematica, Samsung sta indagando, sembrerebbe essere un problema hardware collegato al connettore dello speaker, che su alcune unità potrebbe essere un po' debole e per questo motivo in sostanza premendo andrebbe proprio a staccarsi un attimo, poi ripremendo farebbe di nuovo contatto e quindi lo speaker funziona e non funziona. Samsung sostiene però che possa essere anche un problema di tipo software, infatti in alcuni casi è bastato riavviare lo smartphone o, nella peggiore delle ipotesi, effettuare un ripristino. Così facendo molti utenti hanno comunque risolto il problema. Bisognerà capire se questo sarà un vero problema di S8 e di S8 Plus. Per il momento appunto ci sono delle investigazioni in corso da parte di Samsung, ve ne faremo sapere di più ovviamente nelle prossime settimane. Parliamo di Honor 9 adesso, un Honor 9 che potrebbe essere il vero top di gamma dell'anno, forse secondo solo al telefono di cui vi parlerò nell'ultima notizia della puntata subito dopo di questa. Honor 9 che potrebbe montare ancora una volta una doppia fotocamera, ma questa volta potrebbe essere realizzata un po' alla Mate 9 come ottica, come tipologia di fotocamera, sempre con sensore RGB e sensore black and white, quindi in grado di scattare due foto e di mischiarle poi per ottenere sia dettagli che colori di buona fattura. Tuttavia anche quest'anno Honor non beneficerà della partnership di Huawei con Leica, quindi questa partnership sarà legata appunto soltanto agli smartphone Huawei, come appunto abbiamo visto con P9, P10, relative versione Plus e Mate 9. Tuttavia appunto ci potrebbero essere delle novità su questo Honor 9 per quanto riguarda la fotocamera, in particolare oltre al doppio sensore che potrebbe lavorare in modo un po' diverso, ci sarà un True Tone Flash per scattare foto al buio con illuminazione naturale. E si inizia anche a parlare di qualcosa per quanto riguarda l'hardware. Non si parla di RAM, non si parla di schermo, si parla però di processore. E a bordo di questo Honor 9 ci potrebbe essere lo stesso processore che abbiamo su P10, P10 Plus e su Huawei Mate 9, il Kirin 960. Quindi questa cosa mi intriga veramente tanto. Honor 8 è stato uno degli smartphone che ho apprezzato di più lo scorso anno. Honor 8 Pro mi è piaciuto un sacco quest'anno, quindi non vedo l'ora di scoprire Honor 9, in particolare se avrà un processore così potente ed efficiente come il Kirin 960. Parliamo infine di OnePlus 5, perché infatti per qualche minuto sono comparsi in rete tutte le specifiche tecniche probabili dello smartphone e anche il prezzo di vendita. E ragazzi, fidatevi, questo smartphone rischia di essere una vera bomba. E no, il riferimento non è al Note 7, questo potrebbe essere una vera bomba dal punto di vista
delle prestazioni, delle caratteristiche tecniche che potrebbe avere. Infatti, su questo smartphone, pensate un po', intanto ci sarà il nuovo Snapdragon 835, che sembra essere un processore veramente molto valido, performante e anche abbastanza energy efficient, quindi che non faccia consumare tanta batteria, ma ascoltate un po', OnePlus 5 potrebbe avere addirittura fino ad 8 GB di RAM. E infatti sì, considerate che OnePlus 3T già arriva con 6 giga di RAM. Se OnePlus vuole fare un passo in avanti con OnePlus 5, questo dovranno essere appunto gli 8 GB di RAM, un quantitativo di RAM assurda. 8 GB di RAM, ma non solo, infatti ci potrebbero essere versioni fino a 256 GB, 128 e 64 sembrano confermate. Il display sarà ancora una volta un 5,5 pollici Quad HD di ottima fattura, un Super AMOLED con ogni probabilità, come lo è stato per OnePlus 3, OnePlus 3T. Il telefono potrebbe non essere un borderless, ma questo sinceramente non mi preoccupa più di tanto. Ci potrebbe essere invece una doppia fotocamera posteriore che consentirebbe al telefono di scattare foto diversamente rispetto a quello che fa attualmente, una doppia cam con sensore complessivamente da 23 megapixel e una fotocamera anteriore con sensore da 16 megapixel. Ragazzi, stiamo parlando di numeri esagerati veramente e non abbiamo ancora parlato di batteria. Pensate infatti che la batteria su questo smartphone, che sicuramente non sarà poi così spesso, così brutto, sarà da ben 4000 mAh. Veramente una scheda tecnica impressionante come ogni anno per questi smartphone OnePlus, e non abbiamo parlato del software che però, lo sapete probabilmente, sarà ovviamente basato su Android 7.1 Nougat con l'ultima personalizzazione della OxygenOS. Insomma, ragazzi, veramente sono senza parole. Se OnePlus 5 sarà tutto questo, sarà il top di gamma dell'anno, mi sembra abbastanza scontato. Però c'è un però, perché infatti tutto questo parco di funzioni, di hardware, potrebbe costare caro. Infatti, per la prima volta uno smartphone OnePlus, che ha fatto per anni del motto, in sostanza flagship killer, di vendere ciò che vendono altri ad un prezzo molto inferiore, potrebbe non reggere più, perché in sostanza, secondo i rumori, il telefono potrebbe arrivare a costare addirittura $689, quindi stiamo parlando di cifre addirittura superiori ad esempio a quelle dell'Honor 8 Pro e praticamente alla pari con quelle di un S8. Ok, OnePlus 5 potrebbe offrire molto e forse anche di più di S8, però ecco, sono cifre che diventano già un po' proibitive. Diciamo che l'asticella del prezzo dei OnePlus si è alzata di anno in anno, forse se i prezzi dovessero essere questi, beh, probabilmente OnePlus avrà scelto forse di vendere meno e vendere meglio rispetto al passato in cui vendeva di più e vendeva meno bene, cioè vendeva a minor prezzo. In ogni caso, ragazzi, OnePlus 5 potrebbe essere annunciato veramente a breve, quindi continuate a seguirci non solo per la recensione che arriverà il più presto possibile, ma anche per scoprirne di più su OnePlus 5 e non solo. Noi ci risentiamo quindi al prossimo video. Ciao a tutti da Andrea Cervone per Tech.